Voltiamo pagina alla Fortezza d'Abbasso di Firenze, il via Pitti Uomo. In Palazzo Vecchio la cerimonia di inaugurazione con il ministro Franceschini. Ha annunciato l'arrivo di nuovi fondi per il settore fiere a Firenze, un accordo tra Uffizi e Pitti. Maria Adele De Francisci. Investire sulla moda è un dovere del ministro della cultura. Non ha dubbi Dario Franceschini che all'inaugurazione dell'edizione 89 di Pitti Uomo in Palazzo Vecchio plaude ai nuovi fondi da Roma che interesseranno le fiere fiorentine. 2 milioni per la kermesse dell'uomo, 230 mila euro per il bimbo, ma anche contributi per lo sviluppo di filati e taste sull'enogastronomia. Nuovi fondi, ma anche nuove partnership come quella tra Pitti Immagine e il Museo degli Uffizi e Palazzo Pitti per realizzare mostre di storia della moda a Firenze. La moda è cultura, la migliore arma contro la paura del terrorismo, ha detto alla vigilia della prima edizione blindatissima della fiera Dario Franceschini. L'Italia investe un euro in sicurezza, ma contemporaneamente un euro in cultura. È la risposta più intelligente che si può dare. Impegnarci al massimo per garantire la sicurezza dei cittadini, ma contemporaneamente non accettare il ricatto della paura. Dei nuovi fondi in arrivo a Firenze in parte finanzieranno gli eventi e in parte, come spiega Andrea Cavicchi, neopresidente del centro di Firenze per la moda, andranno all'ospitalità di buyers e giornalisti. Noi dobbiamo far sì che i giornalisti, i compratori vengano a Firenze, conoscano la realtà, i brand che vengano a esporre e vengano fatti degli eventi per la promozione dei marchi, ma anche per far capire l'importanza che c'è dietro la città. Non si può parlare di Pitti senza parlare di infrastrutture, ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha parlato del potenziamento del polo fieristico della Fortezza d'Abbasso. Nel 2016 termineremo la fase di progettazione preliminare e il 2017 sarà l'anno dell'avvio dei lavori. All'inaugurazione presente anche il governatore Enrico Rossi, anche grazie alla moda che la Toscana ha retto meglio di altre regioni alla crisi.